Grazie Antonio, è assolutamente importante aumentare la percentuale di risposte, ma queste devono anche essere mantenute nel tempo, per cui Luciano Masini ci parlerà di qual è la migliore strategia di mantenimento del paziente con mieloma multiplo. Grazie. Allora, il ruolo della terapia di consolidamento e di mantenimento. In questi anni di attività intorno al mieloma multiplo mi sono fatto questa idea. Sono aumentate le disponibilità di trattamento del mieloma, non c'è dubbio, trattamento di fondo, così come sono aumentate anche le disponibilità di terapie di supporto e di conseguenza la sopravvivenza dei pazienti con mieloma multiplo è lungamente aumentata, ma non è certamente ottimale ancora. Nelle fasi terapeutiche del trattamento di fondo noi possiamo vedere in questa mia immagine la terapia di induzione, più o meno alte dosi a seconda dell'età, sulla base, come abbiamo sentito dal professor Palumba e dal professor Cavo, più si ottengono remissioni complete o vicine alla remissione complete, più possiamo avere un prolungato overall survival o progression free survival. Tuttavia, nella storia del mieloma multipla è inevitabile la ricaduta e per cui ci veniamo a trovare ad un certo momento, dopo una fase di follow up, a dover ritrattare il paziente o a trattarlo con terapia di salvataggio. Quindi quella che è lo scopo di una terapia di mantenimento è di dilatare il più possibile questa fase di follow up, cercando di non far danni con i farmaci della terapia di mantenimento. La prossima ce l'ho io. Il consolidamento che scopo avrebbe? Ha uno scopo di recuperare una quota di risposte insoddisfacente all'induzione, per un periodo deve essere limitato ad un periodo non lungo, abitualmente con gli stessi farmaci dell'induzione ma a dosi ridotte, è quello che stiamo facendo nel protocollo GMEIMA del soggetti con meno di 65 anni e di cui ancora non abbiamo i dati, oppure con farmaci innovativi in grado di superare la resistenza ai chemioterapici utilizzati in induzione. Il gruppo torinese, con l'addetto all'EA, ha mostrato come un trattamento di consolidamento che prevedeva Velcade, talidomide e desametasone dopo il trapianto otteneva ulteriori conversioni di remissione molecolare. La terapia di mantenimento. Il razionale è quello di recuperare, come dicevo prima, e di mantenere il più a lungo possibile la disease free survival e l'overall survival, poiché invariabilmente tutti i pazienti ricadono. E questa terapia di mantenimento che cos'è? Come la facciamo? Quando la facciamo? È una prosecuzione di un trattamento farmacologico, deve essere facile da somministrare, quindi meglio se orale, ma se endovenosa con una schedula semplice, da somministrare dopo il raggiungimento di una buona remissione, quando il mieloma è in platofase, quando la malattia è al minimo, diversamente non potrebbe essere efficace, e deve avere una bassa tossicità e magari una provata efficacia. Questa provata efficacia è stata raggiunta ben poche volte, altrimenti la terapia di mantenimento deve essere solo inserita all'interno di trials. Solita difficoltà. Cosa si può fare? Cosa abbiamo fatto? Cosa facciamo e cosa potremmo fare? In passato abbiamo cercato di utilizzare l'MP o l'interferone, attualmente stiamo utilizzando i corticosteroidi o la talidomide, gli aminobifosfonati o combinazioni di questi agenti. In futuro sono proposti cicli sequenziali con diversi chemioterapici, i corticosteroidi ancora, non abbandoniamo certamente gli aminobifosfonati, oppure i nuovi farmaci immunomodulanti come la talidomide e la lenalidomide e perché no gli inibitori dei proteasomi, oppure l'immunoterapia attiva con vaccini o passiva con anticorpi monoclonali. I trials clinici disponibili hanno valutato in questi decenni, possiamo ormai dire,
i risultati che si potevano ottenere per il mantenimento con chemioterapia, interferoni, corticosteroidi, aminobifosfonati e più recentemente talidomide o combinazione di questi. Per quanto riguarda la chemioterapia, già Alexanian moltissimi anni fa ha dimostrato come l'MP verso carmustina e prednisone oppure verso osservazione non dava vantaggio e in termini di frequenza di ricadute, di durata di remissione, di sopravvivenza e oltretutto nei pazienti chemiotrattati avevano maggiore frequenza di polmoniti, erano tempi in cui non c'erano comunque i fattori di crescita e anche di herpes zoster ed erano tempi in cui non si faceva la profilassi con non usava la profilassi con gli antivirali. Altri studi come questo australiano ha ottenuto gli stessi risultati. In conclusione, l'MP non è favorevole perché dà acquisizione di chemioresistenza e ha una potenzialità leucemogena. Gli interferoni, anche qui il gruppo di Roma, Mandelli nel 90, aveva riportato un certo vantaggio sulla durata della risposta, 26 verso 14 mesi, dopo il trattamento di induzione in soggetti che avevano fatto MP, ma senza un significativo miglioramento della sopravvivenza. E così questi dati sono stati confermati in numerosi altri studi che adesso non sto a citare perché il tempo corre e in ultima analisi gli simili risultati sono stati ottenuti dopo chemioterapia ad alte dosi. Dunque i vantaggi dell'interferone sono brevi, dai 3 ai 7 mesi di sopravvivenza in più, con una quota di effetti collaterali difficilmente sostenibili che nell'ambito degli stessi studi venivano rifiutati dai pazienti. E probabilmente oggi disponiamo di altri farmaci. Corticosteroidi, dobbiamo dire che sono stati lo standard. Scusate, ho sbagliato. Sono stati lo standard di riferimento della terapia, tutt'oggi li usiamo. Nello studio di Berenson del 2002 ha confermato un vantaggio del prednisone a 50 mg a giorni alterno verso i 10 mg. Ad alte dosi, scarso vantaggio sulla progressive free survival e sull'overall survival, non c'è proprio vantaggio. Dopo chemioterapia ad alte dosi, corticosteroidi, abbiamo pochissimi dati. Per quanto riguarda i bifosfonati, potenti inibitori del riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti, hanno dimostrato anche attività antitumorale. Nel 99 Berenson appunto riportava la riduzione documentata degli eventi scheletrici e il loro rallentamento di scomparsa, ma nel 2002 viene segnalata la prima osteonecrosi della mandibola come effetto collaterale da aminobifosfonati. In questi anni, in questi 5 anni, c'è stato un incremento vertiginoso delle letterature relative all'osteonecrosi della mandibola, per cui si è dovuto di necessità identificare il ruolo degli aminobifosfonati, che certamente sono farmaci non da utilizzare, ma devono essere utilizzati con rigore, con una particolare attenzione. Tra i bifosfonati, l'incremento del risk rate dello zoledronato verso il pamidronato è significativo, tant'è che al primo anno del trattamento con zoledronato abbiamo un'incidenza che va dal circa il 5% verso l'1% del pamidronato, a 4 anni ancora di più. E dopodiché sono state necessarie delle emanazioni di sono un po' forse in ritardo, delle emanazioni di regole. Questo è la Mayo Clinic Consensus Statement, che non sto a leggere tutto, ma per dire come l'impiego degli aminobifosfonati deve essere sotto un'attenta valutazione all'esordio dell'odontostomatologo e durante, e deve essere basata soprattutto sull'evidenza della malattia ossea attiva. Se non c'è malattia ossea attiva è inutile, se non dannoso, continuare a usare l'aminobifosfonato. Qual è il migliore degli aminobifosfonati? Ma sono certamente ottimi tutti quanti. Lo zoledronato ha il vantaggio del breve tempo di infusione, ha confermato una riduzione degli eventi scheletrici anche nel mieloma multiplo, oltre che nelle metastasi di tumori solidi, ma il pamidronato nel tempo si è dimostrato incidere meno sull'osteonecrosi della mandibola. Talidomide.
farmaco orale immunomodulatore senza attività mielotossica, efficace anche da soli in un terzo dei pazienti con malattia refrattaria. È un'interessante candidata per l'impiego nel mantenimento, particolarmente dopo le alte dosi, e sinergica con i corticosteroidi. In questo studio dell'intergruppo francese del mieloma, dopo trapianto, l'utilizzo della talidomide si è dimostrato migliorare la sopravvivenza. Dunque, dopo, almeno dopo trapianto, la talidomide è vantaggiosa. E nuovi farmaci c'è ancora poco e quindi è tutto sotto giudizio. Certo che l'enalidomide, che è un più potente analogo della talidomide senza tossicità, con bassa tossicità neurologica, si candida a sostituire la stessa talidomide, particolarmente dopo trapianto autologo. Sul bortezomib, certamente non, il classico schema applicato in induzione non è stato ancora adattato definitivamente nel mantenimento, anche perché appaiono delle resistenze, probabilmente serviranno nuovi inibitori dei proteasomi per superare questi impasse nel lungo termine. Nuove strategie, il trattamento ciclico sequenziale post trapianto autologo proposto da Chen sul Bone Marrow Transplantation del 2006, è però un trattamento che è certamente da un event free survival significativa, ma la qualità di vita del paziente giudicate voi, credo che, non so se giustifichi questa procedura, questo approccio. Immunoterapia, ecco, su quanto riguarda i vaccini, di certo non c'è nulla, l'immunoterapia nel mantenimento è possibile proprio perché la malattia, mantenimento, definizione, poca malattia, e può essere che l'immunoterapia attiva possa avere un significato nel risultato di mantenere la malattia stabile per un tempo più prolungato. Anticorpi monoclonali sono in fase di analisi, ma siamo ancora molto indietro. E allora le linee guida del 2003 e del 2004 pubblicate, cosa ce ne facciamo? Alla fin fine, tutto sommato, pur non avendo portato degli enormi suggerimenti, ancora mantengono un loro ruolo, un loro significato. E dovranno essere aggiornati ovviamente proprio sulla base di questi nuovi farmaci che vengono a modificare il risultato, l'outcome dei trattamenti sia all'esordio che nel consolidamento e mantenimento. Grazie.